Una cosa triste, l'altro giorno a Milano, povero, ma che cazzo è povero? L'altro giorno a Milano, a Pala Sharp, un posto che tiene 9.000 persone, abbiamo fatto un concerto insieme per l'Abruzzo. C'erano dei nomi grossi, gente che... C'era solo quella culona di Giussi Ferreri, che se faceva un concerto da sola faceva 10.000 persone. C'era la PFM, i New Trolls, chi cazzo sia, c'erano tutti, non mi ricordo. C'era una montagna di artisti, Vecchioni, il figlio di De André, Paolo Pagani. C'era un cazzo di nessuno, ragazzi, c'erano 1.500 persone. Questo paese è un buco. Se facevano una serata di amici o di X Factor era pieno il posto. Dove cazzo siamo messi, ragazzi? Ragazzi, questi video, io lo dico specialmente, ma anche per voi che non suonate, ma per quelli che suonano, questi hanno fatto la nuova mafia, ragazzi. Fra amici e X Factor hanno creato la nuova mafia anche nella musica. Già c'era, ma adesso i discografici mettono sotto contratto solo con gli inglesi. Oh, li fate parlare o no? Vuoi attiva morte? Adesso mamma te. Questi mettono sotto contratto solo questi stronzi che escono da X Factor e da amici. E tutti gli altri se la pigliano del culo. Ok? Questa è la verità. Perciò quando siete a casa potete. E vedete che questi guardano i vostri genitori, le sorelle che guardano queste trasmissioni, in più poi le altre le sapete. Buttate il televisore fuori dalla finestra! Ragazzi, rispetto e amore per i terremotati, ma una cosa che mi sta sul cazzo è tutta la speculazione politica che stanno facendo su questa cosa. Tutti che vengono ad abbracciarmi e che non mi fotte un cazzo proprio! Che il principe lo cazzo lì è venuto lì a portare il video, ma dove siamo messi, ragazzi? Berlusconi, non ce ne facciamo un cazzo! Ma perché il Papa sta qui a contare le pecore? Nessun cruz, Jesus! Ciao!